Valdini, Valdinuccio, me l'ha detto mio cugino. Adesso tra tutto il casino che è venuto fuori, se ne è venuto fuori anche lui, come il piccolo Sid dell'era glaciale. E questa non è mia, eh. E tira fuori l'esercizio che tu non sai fare. Questo è il titolo. I grandi venditori, i grandi acchiappa persone, sanno comunque scrivere dei titoli accattivanti. Viene fuori lui, bello, tranquillo, più abbronzato del solito, meno afflitto da varie malattie come la tubercolosi o cose che lo affliggono. E partendo dal punto di vista scientifico, dalla scienza dura, biomeccanico della tensione fotodinamica, già comincio a sparare una cazzata, due parole e già mi sono caduti i coglioni e ho già finito di parlare di lui. Metodo bulgaro. Ho visto un qualche cosa che assomigliava al vecchio Sissy Squat predicato dal signor Venturato Pierre, che non possono, non è all'altezza di tutti, e l'esecuzione in questa casa è molto meno, diciamo, cattiva per le articolazioni, perché è veramente un bel assalto alle articolazioni. Non è da tutti, chiaramente, fa di quelle striature mai viste. Chiaramente anche lui vede il casino succede tra Marco Wallace, deve dire, tirare fuori il suo beccuccio da struzzo e dire la sua minchiata. Altra minchiata, e finisco subito con Baldini, che già mai è annasiato, come si dice di giù. Due volte alla settimana le gambe, allora, quando già fai le gambe, sei naturale, una volta alla settimana le hai già distrutte, che ti è venuta già la voglia di schiattare, e già hai fatto lo squat, lui lo porta a farlo un'altra volta. Naturale non si può.